sia un adorarti nella nostra vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Quelli invisibili invece sono eterni.
quando sarà distrutta la nostra dimora terrena, che è come una tenda. Riceveremo da Dio un'abitazione, una dimora, non costruita prima di noi, e poi dai cieli. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Dove sei? Questa è la prima domanda della Bibbia che troviamo.
dove sei? Questa è una domanda che non riguarda solo la posizione fisica di Adamo nel giardino di Eden, ma soprattutto la sua condizione spirituale. Anche per noi questa è la domanda: dove siamo? Il peccato ci allontana dalla presenza amorevole di Dio, ci fa perdere la nostra vera identità e ci spinge a nascondere da Lui. Così come Adamo e Eva si nascosero tra gli alberi del giardino, anche noi spesso ci nascondiamo dietro le nostre scuse, le nostre paure, le nostre colpe. Qual è l'effetto risolto di questi peccati? Il peccato ci porta a criticare gli altri. Quando Dio chiede ad Adamo se ha mangiato il frutto proibito, la risposta di Adamo è di incolpare Eva. La donna che tu mi hai detto, accantandomi ad Adamo dall'albero, e io ho mangiato. E quando Dio interroga Eva, anche lei incolpa il serpente. Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato. Questo ci mostra come il peccato rompe le relazioni, non solo con Dio, ma anche tra noi. Invece di assumerci la responsabilità dei nostri peccati e errori, cerchiamo colpevoli, peggiorandolo ulteriormente le divisioni e le incomprensioni. Il peccato distrugge le nostre relazioni con Dio, con gli altri. Ma in mezzo a questa situazione di peccato e separazione, Dio non ci abbandona. Egli pronuncia una promessa di salvezza. Parlando al serpente, Dio dice: io vorrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la tua stirpe. Essa ti schiaccerà la testa e tu le inciderai il calcagno. Questa è la prima profezia della venuta di Gesù Cristo, il Salvatore. La stirpe della donna Maria darà la luce a colui che schiaccerà definitivamente il potere del peccato e della morte. Da questo andiamo nel Vangelo di oggi. Perché Gesù è venuto nel mondo? Ma qual era il suo obiettivo? È venuto per assicurare pane a tutti? Sappiamo che si preoccupava anche del pane e due volte l'ha moltiplicato per sfamare la gente. Ma questo non era il suo scopo principale. È venuto per guarire i malati? Sì, ne ha guariti molti, ma non tutti. Perché non era questo il motivo principale per cui il Padre ha mandato il mondo? È venuto per portare giustizia sociale? Certo, predicando la paternità universale di Dio, ha insegnato che tutti gli uomini sono fratelli, ha introdotto un principio di rivoluzionario contro le disuguaglianze. Ma non era il suo obiettivo primario migliorare le strutture politiche o sociali. Ma quale era il motivo di Gesù? Il Figlio di Dio non è venuto sulla terra per assicurarci il benessere materiale, la salute fisica o una società più giusta. Questi sono gli obiettivi legittimi che i cristiani dovrebbero cercare di raggiungere, ma non sono il programma di Re Pietro di Cristo nella Chiesa. Il Signore Gesù è venuto tra noi per combattere e vincere il grande nemico dell'uomo, che è il demonio, Satana, padre della menzogna, istigatore del peccato. Ecco, ora la menzogna, Cristo e la Chiesa devono fare conoscere la verità eterna.
Solo la verità che ci viene da Dio può dare significativo alla nostra vita, salvarci dalla delusione e dalla disperazione e guidarci al comportamento giusto. Poiché il demonio vuole la nostra morte spirituale, Cristo e la Chiesa devono lottare contro il male del nostro cuore, offrire versi di grazia che aiutano la nostra debolezza e riportare la pace nelle anime con la certezza della misericordia del Padre e del perdono per chi è pentito. Ma per questo chi ci aiuterà? Il Spirito Santo. Nel Vangelo di oggi Gesù parla di un peccato mai perdonato, peccato contro lo Spirito Santo, un peccato imperdonabile, un'offesa che porta alla morte eterna. Per comprendere il significativo di questa parola, dobbiamo riflettere profondamente sul contesto e sul messaggio che Gesù vuole trasmetterci. In primo luogo, dobbiamo riconoscere chi è lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è il dono di Dio, il Consolatore, colui che ci guida, illumina e sostiene la nostra vita di fede. È attraverso lo Spirito Santo che riceviamo la grazia di Dio, che possiamo comprendere la verità e che siamo trasformati all'immagine di Cristo. Lo Spirito Santo è quindi essenziale nella nostra relazione con Dio e nella nostra vita quotidiana. Quando Gesù parla della bestemmia contro lo Spirito Santo, si riferisce un rifiuto radicale e definitivo di questa grazia. Non si tratta semplicemente di parole offensive o di un singolo atto di ribellione, ma di un atteggiamento di cuore che rifiuta l'azione di Dio nella nostra vita. E fratelli e sorelle, in questo contesto, il peccato imperdonabile non è un limite della misericordia di Dio, ma una chiusura del nostro cuore umano alla sua misericordia. Dio è sempre pronto a perdonare, ma il nostro cuore deve essere aperto a ricevere quel perdono, quella misericordia. Se presentiamo nel rifiuto, se induriamo il nostro cuore contro l'azione dello Spirito Santo, ci priviamo volontariamente della possibilità di essere perdonati. Questo insegnamento ci invita a una profondità introspezione. Siamo aperti all'azione dello Spirito Santo nella nostra vita? Riconosciamo e accettiamo la grazia di Dio o ci lasciamo trascinare da atteggiamenti di orgoglio, di autosufficienza e di incredulità? Il peccato contro lo Spirito Santo ci ammonisce a non indurre il nostro cuore, ma a rimanere sempre aperti alla verità e alla misericordia di Dio. Alla fine, Gesù ci insegna che chi fa la volontà di Dio è suo fratello, sua sorella e sua madre. Ecco, questa è la nostra vocazione, per diventare veramente fratello, sorella e madre di Gesù. Diventare figli di Dio è la nostra vocazione primaria. Dio ci ha creati, ma dobbiamo accoglierli nei nostri cuori per diventare veramente suoi figli. Per fare questo, dobbiamo ascoltare la sua parola e lo Spirito Santo e obbedire ai suoi insegnamenti. Accogliamo questo invito di Dio a diventare membri della sua famiglia. Gesù è venuto per questo, per renderci parte della famiglia divina, per farci figli di Dio e stabilire il regno di Dio in noi. Amen. Distruggere il peccato. Apriamo i nostri cuori. Accogliamo questa meravigliosa chiamata alla santità
e all'amore di Dio. Fratelli e sorelle, preghiamo affinché lo Spirito Santo continui a operare potentemente le nostre vite, illuminandoci, guidandoci e trasformandoci. Chiediamo a Dio la grazia di mantenere sempre il nostro cuore aperto alla sua azione, al suo amore, alla sua misericordia. Sempre teniamo questa domanda: dove siamo? Si è lodato Gesù Cristo? Sempre si è lodato! Facciamo la nostra fede. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato da Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Per mezzo di lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. Salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo Signore, ti presentiamo questi giorni di ritiro perché tutta la tua semina, perché tu custodisca tutta la tua semina e nulla vada perduto di tutto ciò che hai donato, Signore. Rendici docili all'azione del tuo Spirito per essere una risposta davvero di una Chiesa viva ed efficace. Per questo ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. I malati sia nel corpo che nello spirito, per questo ti preghiamo, Signore. Ascoltaci, oh Signore. Per tutte le famiglie in difficoltà, noi ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per i nostri sacerdoti, per i nostri vescovi, per il Papa, ma in modo particolare ti vogliamo chiedere, Signore, di venire a intervenire sulla salute di
Padre Andrea e di Don Walter. Ti vogliamo pregare, Signore, per Padre Giaino, per Don Massimo, che ci hanno accompagnato in questi due giorni. Suscita, Signore, in quei giovani, attirali a Te, affinché possano venire a lavorare nella Tua vigna. Per questo io Ti prego, Signore. Ascoltaci, Signore. Signore, io Ti prego per la pace nel mondo, Signore. Questo io Ti prego. Ascoltaci, Signore. Chiediamo, Signore, per le scuole Sofina e le altre scuole della casa, che ci accolgono sempre a braccia aperte e ci fanno sentire in famiglia. E continua, Signore, a dare loro la forza e la gioia di accogliere. Per questo io Ti prego. Ascoltaci, Signore. Ti preghiamo per il rinnovamento di comunione, Signore, perché diventi un'opera capace più di conoscere il Tuo cuore che la Tua mano, Signore, e che possa essere un popolo trasformato che risponda al progetto che Tu hai preparato per noi, e per questo Ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. E venerdì faranno la professione. E 5 minori, tra cui una della nostra comunità, sono Cristina, che sabato sera faranno i voti per quelli. Quindi preghiamo per loro, perché il Signore dispone la loro vita per dire il sì finale, per seguirlo con generosità, coscienza e trasparenza. Amen. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Ascoltaci, oh Signore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Posso offrire il
sacrificio gradito a Dio Padre onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio alla lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Volgi il tuo sguardo, Signore, al nostro servizio sacerdotale, perché questa offerta ti sia gradita e appresta il nostro amore per te, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Che cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Il nostro dovere è fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per la tua misericordia hai tanto amato il mondo, da mandare il tuo unigenito come redentore, a condividere il tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio, e in lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti gli angeli e i santi, cantiamo esultanti la tua lode. Questo è il calice del mio sangue,
per gli uomini di terra, versate per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Grazie.
Signore Gesù Cristo che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e alla unità dei padri. Thank you.
questi due giorni. Grazie Signore per questa famiglia. Tu hai detto chi è mio padre, chi è mia madre, chi sono i miei fratelli. Sono coloro che fanno la volontà del Padre mio. Questi sono i miei fratelli, questa è la mia famiglia. Grazie. E ti ringrazio Signore per tutte quelle persone che hanno attraversato questa famiglia, che sono andate via, ma anche per quelle persone che non ci sono più. Sì, dobbiamo ringraziare e benedire per questi grandi, enormi regali di questi anni. Il Signore ci ha detto che questo per noi è il tempo dell'opportunità di vedere davvero la Tua potenza manifestata nella nostra vita. E io voglio ringraziarti per questa comunità, Signore, che ha aperti questi scrigni che il Tuo amore darà modo di aprire, mostrerà ancora di più, Signore, quanto Tu li ami e quanto sono capaci di amare attraverso Te. Io ti ringrazio, ti chiedo per loro, Signore, anche una nuova generazione, perché davvero possano essere capaci di attirare giovani, Signore, possano andare a infiammare e recuperare, mettere la Tua bandiera su tutta questa zona, Signore, affermando che appartiene esclusivamente a Te. E per questo ti benedico, ti chiedo per loro coraggio, ti chiedo per loro perseveranza, pazienza e davvero di avere un focus dritto davanti a loro, Signore, che non solo portare il Vangelo ma diventarlo nel nome di Gesù. Grazie Signore. Grazie Signore, grazie per Daniela, Signore, grazie per la sua vita donata che la... a Te e a noi. Grazie Signore per questi due giorni, per l'unione che hai creato per noi. Grazie Gesù. Grazie per il tuo mangiare, per la tua disponibilità. Grazie Signore. Grazie. Per il suo cuore. Grazie. Manca solo a me. Devi ringraziare. Noi ogni settimana facciamo un'esperienza diversa nell'amore di Dio. Verso tante persone. Però il gruppo Resto di Israele, mi dispiace che c'è stato un Covid, perché ogni anno ci allegrava con questa presenza. Voglio dire grazie a Daniela, ho conosciuto un luogo diverso, disperso nella campagna, noi lo chiamiamo la Valle di Susconi. Questa è un'oasi del Signore e sì, mi adopererò anche nella mia preghiera perché sia sempre piena. Infatti quando il Vescovo Sigarini, già ve l'ho detto, chi è venuto qui e io lo ripeto per il nuovo, quando ha benedetto questo luogo, ha detto che chi entra dal tuo cancello possa o ritrovare Dio o rinforzare l'amore di Dio. Amen. Quindi noi, ogni gruppo, prima che venite, noi preghiamo per voi, il giorno prima. Grazie. Io veramente ringrazio il Signore della vostra presenza. Io vedo Rita che mi dice sempre vado perché devo andare alla preghiera. Questo è un segno bellissimo. Anche ieri, dopo un giorno di lavoro, è riuscita a venire anche per l'adorazione, no? Quindi anche Annalita, che sono, fanno parte di questa famiglia, no? Ecco, con noi, con Ombretta e Fabrizio, abbiamo un ricordo importante di voi, no? Che siete cresciuti in questo, che non era così, ma faceva tanto del bene a tanti bambini che avevano difficoltà. In questa casa era una colonia. Vi ringrazio per la perseveranza, anche coloro che sono, non hanno continuato il cammino, sicuramente sentiranno
quello che hanno ricevuto quando facevano parte di questa famiglia. Grazie. Sì.